La città di Catania aderisce al network nazionale sprecozero.net. Questa mattina al Palazzo della Cultura lo Spreco Zero Day, una giornata di studio e approfondimento il cui obiettivo è fornire gli strumenti concreti e utili all'incremento delle politiche locali contro ogni forma di spreco. Una iniziativa di straordinaria importanza. Nelle grandi città del mondo e anche in Italia si sprecano una grande quantità di risorse alimentari, di acqua, di combustibile e con iniziative di buona volontà e di intelligenza si possono ridurre questi sprechi. Catania ha aderito tra le prime grandi città a questa iniziativa che si chiama Spreco Zero, una rete di comuni che vuole lavorare in questa direzione, che per esempio ci consente di recuperare farmaci prima che scadano, di recuperare cibi prima che scadano e di darli e di farli avere a persone che ne hanno bisogno, un'attenzione particolare a coloro i quali si trovano in una condizione di difficoltà. Oggi stiamo spiegando alla rete di competenze che opera in quest'ambito cosa bisogna fare e vogliamo che Catania diventi presto una città all'avanguardia in questo settore. Stiamo mutuando questa esperienza anche da città dove tutto questo è andato avanti con grandi possibilità di innovazione, come per esempio in Emilia, e stiamo cercando di impiantare tutto questo a Catania. Ecco, Zero Net viene qui a Catania, che è uno dei comuni che ha aderito per primi, per portare il suo progetto, per mettere in rete i comuni, per le buone pratiche contro la lotta allo spreco. E sono contento di essere qui perché io voglio che si sappia che questo paese è un paese che è orgoglioso delle pratiche e in particolare anche nel sud Italia si fanno cose molto belle. E oggi abbiamo un'occasione di studio, di riflessione su un tema molto importante che è un po' il tema che dovrebbe interessare tutti noi cittadini, non sprecare perché c'è gente che ha bisogno a casa sua e dobbiamo pensare che lo spreco è davvero una cosa gravissima ed è un mezzo delitto da un certo punto di vista.